Sono onorato di trovarmi qui accanto a Don Italo. In altri momenti le persone, i protagonisti di queste feste se le organizzano, come minimo chiamando i confratelli preti. Qui siamo noi, il minimo indispensabile, perché Don Italo non è abituato a organizzarsi le feste. La sua vita è stata dedicata a rendere una festa o almeno un'opportunità per tanta gente. Dice un proverbio che qualcuno può ingannare qualche persona per tutta la vita, un piccolo gruppo per un certo tempo, ma non riuscirà mai a ingannare un popolo. E voi non siete stati ingannati da quest'uomo, siete stati confermati che vale la pena vivere e darsi da fare. Le caratteristiche di Don Italo, io ne metto in evidenza una, un paradosso nella vita di quest'uomo. Don Italo è un prete e, se vogliamo, ve lo dico io nel profondo, è un prete all'antica, è uno che ci crede davvero. È uno che non annacqua, che non cambia le cose, ma è un prete. E tutto quello che fa, lo fa perché un amore più grande di lui lo spinge. Non è di sua iniziativa che ha scelto questa strada e non è di sua iniziativa che ha scelto questo stile. Ha sentito qualcuno, si parlava di Francesco, io parlerei Gesù, che lo ha braccato, placcato, violentato, sedotto e l'ha portato su questa strada. Di solito si pensa, e forse anche in noi uomini di Chiesa è in atto questo atteggiamento, che se un prete fa il bene, poi pretende che la gente in risposta creda in Dio, vada in chiesa, risalga dall'effetto alla causa. Questo si chiama propaganda, proselitismo. Questo si chiama voto di scambio. Questo si chiama abusare dell'amore come forma di potere e di ricatto per portare la gente dalla sua parte. Che differenza c'è tra quello che fa proselitismo e quello che dà testimonianza? Tutti e due danno. Chi dà testimonianza non chiede niente in cambio. Ma perché non chiede niente in cambio? Perché non gli interessa? Voi pensate che a Don Italo non interessi la vostra fede? Che Don Italo non viva con delicatezza, con sensibilità, il cambiare dei tempi, l'evolversi della mentalità, il radicarsi anche qui in mezzo a voi di fenomeni che vengono dalla città, che rappresentano un certo tipo di mentalità e di cultura? Altro che se interessa. Però è talmente convinto che il messaggio che lui porta è vero, che sa che è molto più importante essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Questo è il valore di questa persona. In fondo è come voi a livello profondo. Io credo che la maggior parte di persone che stanno a Nazzano prendono sul serio Gesù Cristo e il Vangelo. Però ci sono problemi della vita, la complessità, le stanchezze, le delusioni, gli scandali, gli uomini di chiesa. E allora certe assenze o distanze dall'istituzione hanno meno il carattere di un grido di accusa che di un grido di dolore. E Don Italo gli risponde: io ti capisco, io lo so che tu sai che questa cosa è vera, e se non l'accetti è perché talvolta la vedi un po'
deturpata. Io credo che il Padre Eterno, come io ti ho aspettato tutta la vita, anche Lui ti aspetta. Avi fiducia. Da Don Italo non viene mai un giudizio, tantomeno una condanna, tantomeno la presunzione di capire cosa c'è nel cuore dell'uomo, se non un'apertura di credito che solo un padre può dare. C'è questo accordo, allora, tra chi desidera una Chiesa vera e magari poi con tutte le nostre contorsioni e contraddizioni ce ne possiamo fare un alibi, e Don Italo che dice: io lo so che tu ci credi, faccio di tutto per aprirti la strada, ma fai come credi, tanto se tu non vai dal Padre Eterno sarà Lui che viene da te con la tenerezza, con la fiducia, con toccarti il cuore. Io sto qui ad essere segno della sua pazienza e della sua misericordia. Mi sembra che sia un programma stupendo per la vita di un prete. È per questo che, essendo arrivato una settimana fa un giovanotto dal Brasile che per motivi particolari desidera diventare prete da noi e per noi, nella nostra terra, André, ho cercato una casa dove potervi dare una famiglia. Fra qualche mese andrà in seminario, prenderà proprio tutti i corsi per diventare prete, ma ho pensato: dove meglio che fra Don Italo e Don Giuseppe, questo ragazzo che in Brasile l'anno scorso in un mese ha perso la mamma e la nonna di Covid e che prima di venire ha dovuto provvedere a sistemare quattro fratelli più piccoli di lui, finalmente ce l'ha fatta. Dove trovare una casa, una famiglia, un punto d'appoggio, oltre alla diocesi e al seminario che è in mezzo a voi? E allora l'86enne, il 40enne Don Giuseppe, il 25enne André, permettetemi, vi voglio troppo bene per non farvi vedere una catena che obbedisce alla stessa logica: amare, servire e dare gioia. Don Italo, grazie, tu sei il patriarca di questa storia. Nella storia della Chiesa, ricordatevi, i santi non sono mai stati dei fresconi, per usare un termine francese. I santi, se sono fresconi, non sono santi, ve lo assicuro. Ora, Don Italo, grande uomo, grande buono, ma per niente frescone, per tutta la vita è vissuto da solo, 10 anni, 20 anni, 30 anni, e tutti dicevano: la solitudine del prete, la tristezza del prete, eccetera. Stava proprio bene da solo. È arrivata una fase della vita in cui di solito la Chiesa dice: a 75 anni togliete il disturbo e andate a riposarvi, e chi vi parla fra qualche mese toglie il disturbo, non andrà a riposarsi ma a lavorare altrove, o già una parrocchia di Roma dove ricomincio la carriera dal grado di viceparroco, quindi comincio. Però dico: Don Italo, se lo lascio s'affatica, gli anni passano, è dura, se lo tolgo lo ammazzano come minimo, allora devo trovare il verso di fargli digerire il rospo, di mandargli un viceparroco che non l'ha mai avuto. Ora voi non vi rendete conto la furbizia di quest'uomo, i giochi come ci siamo dovuti intrattenere e trastullare, perché lui si rendeva conto benissimo che se la cosa andava bene era la salvezza, se la cosa andava male si faceva ridere tutti. Perché immaginatevi due preti che litigano. E insomma, con un po' di incoscienza, conoscendo il cuore di quest'uomo e conoscendo le qualità di quest'altro che conoscevo da tempo, ho preferito insistere. Don Italo si è affidato, bontà sua, si è affidato e si è creata questa situazione straordinaria dove Don Italo rimane qui in mezzo a voi, fra l'altro rimane anche parroco, perché Don Giuseppe non può essere parroco in quanto non è ancora italiano,
ma quando diventerà italiano lo faremo parroco, lui rimarrà parroco emerito, e se si comporta bene lo faranno anche Monsignore, probabilmente. La sua grande aspirazione per la vita è ancora più realtà. Quindi vedete come le cose girano. Quando le cose si mettono bene, girano e tutto contribuisce al bene. Grazie, non parlo più. Lui vive col terrore di essere fatto Monsignore. Ma perché è umile? No, perché è furbo, perché sa che i Monsignori vengono presi in giro, prima di tutto dal Vescovo, e quindi si tiene in seconda fila. Grazie ancora a tutti, grazie ancora Don Italo, ti vogliamo un mondo di bene, un mondo vero di bene. Buona giornata a tutti, e viva Don Italo!